Voglio rabbia e concentrazione, dai giocatori voglio il massimo tutti i giorni. Parole e musica di Ottavio Bianchi. E questa volta la ramanzina ha funzionato, l'Inter ha vinto e ha giocato. La Fiorentina potrà recriminare su alcune occasioni, ma alla fine ha ragione chi vince. In questo caso ha ragione anche Darko Panchev, il sostituto di Bergkamp, che dopo due minuti ha messo a segno la prima rete, con i complimenti del difensore viola Pioli. L'1-0 lascia basito Ranieri, ma non Rui Costa, il migliore in campo per la Fiorentina, che cerca l'aggancio. Il pareggio comunque non tarda ad arrivare. All'11esimo è Baiano, con una mezza rovesciata, a servire Battistuta che di testa accompagna la palla in rete. Il gol dell'1-1 permette all'argentino di restare al vertice della classifica dei cannonieri con 5 reti, ma Battistuta poi non si è più visto. Invece l'attacco Sosa-Panchev nel primo tempo non fa rimpiangere l'olandese squalificato, ma c'è anche un certo Nicola Berti che è stato determinante in varie occasioni, soprattutto al 26esimo, quando si procura il rigore per questo fallo di Kois. Tra Berti e i rigori c'è ormai un rapporto leggendario, ma Stafoggia non ha dubbi e concede il penalty, trasformato in modo egregio dal solito Ruben Sosa, che porta l'Inter sul 2-1. La Fiorentina accusa il colpo ed è difficile svegliarsi sotto di una rete, ma ormai sono passati 45 minuti e c'è anche chi si chiede se in campo c'è Jonk. Eccolo, c'è. Nella ripresa per 15 minuti la Fiorentina mette sotto l'Inter, reclamando in 30 secondi due rigori che Stafoggia ignora. Prima festa su Battistuta e di seguito Bergomi su Rombiati. Niente da fare, ma i viola non mollano con Rui Costa e poi con Kois, che riesce per un momento a impensierire Pagliuca. Bianchi sostituisce Fontolan con Orlando e poi Jonk infortunato con Paganin, ma è sempre Sosa a distribuire palloni buoni per Panchev, che si mangia il terzo gol davanti a Toldo. La Fiorentina si vede annullare anche il gol di Baiano al 37esimo, ma l'arbitro aveva fischiato in precedenza un fallo di mano dello stesso attaccante e così non è una sorpresa il terzo gol nero-azzurro, che arriva su ispirazione di Bergomi per Sosa, che di sinistro spiazza Toldo. Una doppietta per l'uruguagio che, se fosse olandese biondo, verrebbe portato in trionfo. Fine della gara 3-1 per l'Inter. E al microfono di Marco Civoli, Battistuta e Sosa. Loro avevano bisogno di vincere questa partita, sono entrati in campo molto decisi e niente, giocavano in casa, erano caricati. Diciamo che oggi la squadra ha giocato con molta grinta e sai, quando gioca così, corre per il compagno, l'Inter è un'altra, diversa.